Cari amici, Trader, buongiorno. Oggi è mercoledì, scusate, venerdì 10 maggio. Stamattina ci sono stati già dei dati sulla Nuova Zelanda e il Giappone, che potete vedere. E oggi, nella mattinata, attenzione alle 10.30, perché c'è il PIL che ci segna positività, a parte il PIL mensile, che invece è negativo. Però attenzione, perché poi ci sono la produzione manufattura che è negativo, c'è il PIL mensile su base trimestrale che non sappiamo. Attenzione che oggi ci sono dati importanti. Poi soprattutto attenzione alla variazione del livello di occupazione del Canada, che è positivo, e abbiamo anche l'indice principale dei prezzi al consumo, che è positivo. So, penso che oggi, con l'apertura della borsa americana, ci saranno tanti movimenti, staremo attenti di vedere che cosa succede. Andiamo a vedere i nostri grafici. Allora, l'euro-dollaro, vi dico subito che l'euro-dollaro ha chiuso con questa candela outside, che ha fatto un minimo, un massimo, un minimo inferiore, un massimo, però qui abbiamo dei minimi crescenti, vedete qua, e qui mi aspetterei che se l'euro-dollaro, vedete, qui potrebbe tornare a prendere fare questo pullback e continuare la sua scalata. Qui mi potrei aspettare che oggi l'euro-dollaro possa andare a 1,12750 a prendere questo minimo, questo massimo, questa resistenza pivot point, come si chiama, mensile. Prevedo un euro-dollaro long. Il GBP USD, vedete, attenzione, ha chiuso ieri con, qui avete già subito, vedete, ci dà un'informazione molto importante. Vedete che abbiamo minimi decrescenti, vedete, eccoli qui, e qui ha chiuso con una doji, e qui potremmo vedere che la sterlina potrebbe fare andare a prendere prima qui oppure salire. Attenzione, attenzione a questa candela qui, soprattutto che ci sono stati uno qui, due qui, una resistenza, un supporto, scusate, molto importante. Attenzione, c'è una doji qui. Starei attento oggi prima di tradare sulla sterlina o di andare a guardarlo su cicli inferiori. Incertezza. Il dollaro yen, come avevo detto in settimana, sarebbe sceso. Vedete che ha rotto il supporto, però ha chiuso sopra. Ci sono anche qui minimi decrescenti. Anche qui, attenzione, prima di tradare questo 109, controlliamo che il dollaro giapponese, siamo alla candela numero 33, c'è ancora possibilità di discesa, e qui vado a spostare il mio prossimo target, vedere se vado a prendere qui, perché qui c'è possibile che ci siano degli ordini. Inutile entrare adesso a mercato, c'è già fatto questa bella discesa, trend in partenza. Il trend comunque di fondo rimane ancora long. Questo è solo un ritracciamento, staremo a vedere che cosa succede. Per il momento qui non farei, personalmente non farei niente. Il dollaro canadese, attenzione ai dati di oggi, il dollaro canadese che al momento qui ci sta presentando, oggi, ieri ha fatto un minimo inferiore al minimo, come si chiama, di ieri, eccolo qua, l'ha fatto proprio. Su qui è questo, me l'ho risposto qui, eccolo così. Vedete che per il momento qui personalmente starei attento, perché ha fatto, scusate, ieri ha fatto, scusate, ancora un errore, ha fatto un massimo maggiore della candela precedente e un minimo inferiore. Vedete però che qui oggi ha fatto già questo, come si chiama, questa candela qua, che è una pin bar, vedete, però una pin bar che per me è una pin bar che potrebbe fare segnare la salita. Attenzione, stare attenti, qui vedete che c'è stato preso questo supporto. Qui al momento suggerisco di non fare niente, non ci sono per mio giudizio le condizioni per poter entrare. Vedete che siamo in un'area di incertezza. Per il momento qua aspetterei, assomiglia a quest'area qui, qui non farei niente. Per il momento trend comunque di fondo rimane long. Per il momento aspettiamo di vedere che cosa succede sul dollaro canadese. Sull'Australian dollaro, vedete che ha questo pivot point, ieri ha preso pivot point, però poi è ritornato sopra. Al momento sulla nostra sterlina,
australiano, sul dollaro australiano personalmente. Ha chiuso con una pin bar che però, attenzione a non farvi ingannare, non è una pin bar di quelle belle da tradare. Qui ci potrebbe essere l'inganno, salite e poi ritornare giù. Per il momento qua trend rimane comunque sempre short. Per il momento qui aspetterei prima di fare qualsiasi cosa. Qui siamo in un'area che di dove c'è stata per il momento tanta incertezza, dove per il momento non si sta muovendo. Vedete che l'Australian Dollar ha un momento di, possiamo chiamarla questa, io la chiamo lateralità. Vedete che se guardiamo è sempre stato in quest'area, ve la vedete voi tutti, e qui per il momento aspetterei, non farei niente. Aspetterei la chiusura della settimana. Lo sdollaro, vedete che anche lui è chiuso con una candela. Vedete qua, ha rotto ieri il massimo della candela precedente, è andato a romperlo, vedete qui, però dopo non ha rotto il minimo. Attenzione, attenzione che questo non ha fatto il minimo della candela precedente. Qui cosa mi potrei aspettare? Qui per il momento vedo tanta incertezza, qui non farei niente, per il momento aspetterei prima di fare qualsiasi cosa. Il dollaro, il gold, vedete che il gold al momento ieri ha fatto un minimo, ha chiuso con una pin bar, non ha rotto, vedete, il massimo della candela precedente, vedete che non è stato rotto. Qui c'è tanta incertezza, per me vedrei, ieri ha chiuso questa pin bar, qui potremmo aspettarci per un momento una discesa. Per me qui diciamo che laterale, potrebbe continuare la sua lateralità. Per me il trend qui per me rimane ancora short finché non supera i 1310. Quest'area non si è sicuri per andare long. Per il momento aspetterei prima di vedere qualsiasi cosa. Sul DAX, che anche lui ieri ha chiuso con questa pin bar. Attenzione, a pin bar che mi potrebbe far pensare che sia più un long che un short, anche se qui ha fatto questo, è andato quasi a prendere il pivot point mensile che mi avevo detto che era possibile che andava. Per il momento il trend rimane ancora long di fondo e qui aspettiamo di vedere che cosa succede. Sul petrolio che al momento ieri, vedete, scusate, il dollaro messicano, vedete che ieri è andato a prendere, come si poteva presumere, il pivot point 219,29. Per il momento trend comunque di fondo rimane short. Per il momento qui aspettiamo di vedere che cosa succede, non facciamo niente per il momento. È inutile entrare al momento a mercato sul nostro dollaro messicano. Vedete che non ci sono, a mio parere personale, delle condizioni per poter entrare. Siamo ancora in una fase di lateralità. Vado a mettere solo questo che mi potrebbe servire, eccolo qua, ma neanche così. Se lo metto così vediamo cosa succede. Sappiamo solo che il trend di fondo rimane short. Vedere prima, eccolo qua, vedete che abbiamo quest'area, e qui mi aspetto di vedere, di aspettare prima di tradarlo. Per il momento non ho le condizioni per poter entrare. Il Dow Jones, ieri vedete che anche qui, scusate, il Dow Jones ha chiuso con questa pin bar. Per il momento vedete che qui abbiamo un supporto molto importante e il trend per me rimane ancora il trend di fondo, no? Questo è solo un ritracciamento, una chiusura, qui per il momento sono tutti decrescenti e qui mi aspetto ancora che oggi possa ancora scendere un pochettino. Staremo a vedere. Sul Nikkei, il Nikkei. Vedete che il Nikkei, anche lui, il Nikkei ieri ha chiuso con un minimo inferiore. Vedete che anche qui abbiamo tutti i minimi decrescenti, ci sta indicando il short. Prevedo che possa andare a prendere i 20.683 e questo pivot point mensile. Staremo a vedere se sarà così. Guardiamo solo il gas, facciamo vedere com'è la situazione sul gas, che è, come potete vedere voi, tanta incertezza. Per il momento qui non c'è nessun modo per poterlo tradare. E andiamo a vedere anche il copper, che anche lui ieri, vedete che è andato a fare questo minimo qua, vedete che è andato a prendere il supporto, possiamo dire, molto importante, eccolo qua, e ha rotto, però abbiamo minimi decrescenti. Vedete che adesso sta
Eccolo qua. Eccolo qua la candela questa è la candela del 9, scusate. Ieri ha superato, perdonatemi l'errore, ha rotto il massimo della candela precedente. Vedete che qui c'è questa pin bar, però il trend per me rimane ancora short e non farei nient'altro. Io vi ringrazio ancora, vi auguro ancora a tutti una buona giornata e ci sentiamo più tardi.